Pesante, ragazzi, ma qualcuno gliel'ha detto a quelli dell'Inter che una partita la possono anche pareggiare, non è obbligatorio vincere o perdere. Insomma, adesso il bilancio diventa pesante perché insomma 8 partite, 4 vittorie, 4 sconfitte dopo 8 giornate è un bilancio abbastanza pesante. Abbastanza pesante, poi se vogliamo vedere oggi magari non l'hanno meritata la sconfitta, nel senso che poi la Roma ha meritato la vittoria, perché quando uno gioca questo po' di partita e la porta a casa l'ha sempre meritata. Per quello che ha creato l'Inter, bisogna essere onesti, secondo me magari oggi con un pizzico più di fortuna avrebbe anche potuto non perderla, però insomma ci sta, no? Ci sta. Il problema dell'Inter è la stagione come è iniziata. Ci sta poi una partita che giochi così e poi non la vinci. È che arriva dopo a tante altre giocate male, non avendo e non vinte. Perciò poi il bilancio diventa più pesante. Belli siete. Buonasera a tutti, ragazzi. Ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Naich nella casa del pane Balloon. Insomma, c'è da commentare la partita tra Inter Roma. Una partita sostanzialmente bella, dai, piacevole. Io da spettatore, cioè, mi è piaciuta, devo essere sincero, non mi è dispiaciuta come partita. Ho visto uno su tutti, veramente, proprio, come si dice, in maniera esagerata, proprio giganteggiare su tutti. E questo è Smalling, ragazzi. Smalling, a parte il gol e a parte forse nell'ammunizione che poteva evitare, ma poi le ha prese tutte lui, oh, tutte, uomo partita, perché poi ti fa il gol vittoria. Insomma, Smalling, tanta, tanta, tanta roba, ragazzi, tanta. Va bene, dai, ragazzi, mi invito subito a mettere un bel like al video, mi raccomando, è importante, vi ringrazio di cuore perché veramente lo state facendo ogni qualvolta vedete i miei video, perciò vuol dire che mi apprezzate. Vi abbraccio, iscrivetevi al canale, mi raccomando, che è molto importante, attivate la campanella così rimanete sempre aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti. E ragazzi, un Inter oramai anche, perché poi quando una stagione è strana, anche poi dopo quando appunto dicevo prima, quando magari non meriti, va da quel lato lì. Insomma, oggi sostanzialmente poi non ha fatto una brutta partita. La Roma è un avversario abbastanza tosto, insomma, è vero che magari in difesa è un po' ballerina, si può dire la Roma, però ha un grosso attacco, un grande attacco, insomma, fa paura, perciò si compensa un po', si bilancia un po' la cosa e devi stare attento, perciò non puoi andare all'arembaggio, no? Però l'Inter, devo essere sincero, ha fatto comunque una partita abbastanza ordinata, no? È andata in gol anche con Dzeko, che è stato in fuorigioco, ma anche solo in maniera millimetrica, perciò anche quella è una casualità, è un episodio, perché chissà se stai mezzo dito del piede indietro, non sei fuorigioco e passi in vantaggio. Però poi dopo, alla fine, è riuscita lo stesso a passare in vantaggio. Secondo me all'Inter gli mancano le fasce. Dumfries sta facendo male, male confronto all'anno scorso, e sulla destra e sulla sinistra gli manca veramente tanto Perisic, anche se Di Marco ha fatto una partita spaziale in un momento di stagione veramente alla grandissima. Oggi fa il gol, anche in nazionale ha fatto una gran partita, perciò tanta roba Di Marco, però non è Perisic. E siccome ti viene a mancare Perisic e lo sostituisci con Di Marco che sta facendo pure bene, e va bene, però di là poi ti viene a mancare Dumfries, diventa difficile, no? Perché poi a quel punto te ne mancano due, quelli dell'anno scorso, il Dumfries dell'anno scorso e Perisic, e l'hai sostituito con uno Di Marco che sta facendo bene, però insomma non può sopperire a due assenze, perché le fasce l'Inter sta facendo molta fatica, e insomma poi Dzeko, cioè, ci dà sempre l'anima, e Dzeko è questo, non gli si può chiedere di più. Lautaro è venuto un pochettino oggi meno, è uscito un po' nel secondo tempo, però insomma, male, 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 perché insomma la stagione si butta male. Se uno che vuol vincere il campionato pensa di poter perdere dalle 3 alle 4 partite nell'intera stagione, l'Inter ne ha già perse 4. Oggi spero che
si ridimensioni un po' tutto, ma per loro più che altro, non per me. Io da avversario, sono milanista, per me va bene, però se parlo sportivamente bisogna ridimensionare, bisogna far sì che loro psicologicamente, se non c'è altro, e anche lì c'è qualche dubbio, psicologicamente si devono rimettere in gioco, devono capire che non è nulla scontato. Io penso che all'Inter, la scottatura di aver perso lo scudetto l'anno scorso, è stata devastante, e se la stanno portando ancora con l'annata di quest'anno, perché insomma l'Inter non si può, cioè l'Inter ha perso un giocatore, Perisic, non è che dall'anno scorso, che era considerata la squadra che doveva stravincere il campionato, che aveva battuto Liverpool lì, ed era vero, insomma, che comunque anche in Champions era riuscita ad arrivare agli ottavi, e solo una sfortuna del Liverpool gli ha fatto uscire tutto. Va via Perisic, e quest'anno è sta roba qua, due sconfitte in Champions e poi continua a perdere partite, insomma, male, 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 deve riprendersi psicologicamente. La Roma, ragazzi, la Roma ha fatto una grande partita. La Roma è venuta qua, a Milano, si è giocata la sua partita, è riuscita a rimanere compatta in un momento, nel secondo tempo soprattutto, quando l'Inter cercava di spingere, poi aveva preso anche la traversa col Turco, insomma. Cercava di fare qualcosina in più, sempre in maniera ruffona, però era là. Poi l'Inter è potente fisicamente, perciò la Roma è riuscita a tutire il colpo, insomma, e nel primo tempo riesce a pareggiare subito con Dybala, ma è un classico, no? Il gol di Dybala oggi bisognava andarselo a giocare, ma secondo me era anche quotato a poco, perché tutti sapevamo che oggi avrebbe fatto gol Dybala. Certo, era un giocatore dell'Inter, c'era già l'accordo, poi per un capriccio di un altro giocatore non l'hanno più preso, lui è dovuto andare alla Roma e adesso sta facendo il bello e il cattivo tempo. Cioè, e il gol di Dybala era il classico di questa partita. E detto questo, fa un gran gol alla Dybala, ma io ho visto un Dybala, ragazzi. Il problema di Dybala è un po' il fisico, no? Che poi non lo sostiene per 90 minuti, ma io lo vedo a tutto campo, appoggia, intelligente anche tatticamente, non è più un cascatore come lo vedevo gli anni passati alla Juve, che ogni qualvolta lo sfioravi sembrava un fagiano che era stato sparato, cioè a lui ci faceva di quei voli incredibili. Invece anche da quel punto di vista lo vedo proprio maturato, perché non mi piacciono a me le persone che fanno troppe sceneggiate. Lui ne faceva veramente tante, oggi ne fa molto meno. Tutto campo, no, Dybala, tanta roba. Oggi ho visto un po' meno Pellegrini, un po' sottotono. Zaniolo è. Sembra Zaniolo, il problema di Zaniolo è la testa, perché poi si fa fare di quelle, si fa ammonire in maniera stupida, e lì rischi di condizionare la tua prestazione, perché poi dopo lui, che è molto esplosivo, deve trattenere. La sua forza è l'esplosività, e quando tu sei esplosivo fai male agli avversari, però a volte rischi anche, magari la tua stessa esplosività rischia di farti fare qualche fallo in più e meno. Se tu ti fai ammonire per una stupidaggine, evidentemente devi anche trattenere il tuo modo di giocare, l'esplosività, e non rendi più. Insomma, deve insomma, lavorare tanto sulla testa Zaniolo, però insomma, la Roma ha tanta roba, poi i cambi, entra Abraham, entra Belotti, cioè anche i cambi, ecco. Grande, grande partita anche di Matic, mi è piaciuto molto, Cristante a centrocampo, insomma, la Roma è venuta a battagliare, passata in svantaggio, e non era semplice, pareggiare e andarla a vincere. Con quel po' di gol che fa poi Smalling nel secondo tempo, un terzo tempo da davvero giocatore di basket, ragazzi. Un gol veramente, veramente bello. Tanti dicono dormita generale della difesa, ma no, non è dormita, dai, ragazzi. Bisogna anche dare a volte merito a chi fa gol. Quello è un gran gol. La difesa non ha dormito, non è arrivata sulla palla, ci è arrivato lui, punto. Scusa, no, è sempre colpa degli altri. C'è anche il merito di chi fa gol o di chi fa una parata, se si parla di un portiere, perciò. Beh, ragazzi, male, si mette male per l'Inter. Questa era una partita abbastanza chiave, no? Per potersi rilanciare, per poter rinascere. L'Inter non ce l'ha fatta, mentre la Roma, cavolo, la Roma adesso, ha preso il volo, si è agganciata lì, e lì, insomma, può dire la sua anche lei in questo momento in campionato, perciò. Bene, bene, ragazzi, bene, ci siamo divertiti. Dai, io vado a preparare la live del mio Milan, perché stasera tra un po' gioca il Milan, perciò vi abbraccio forte tutti quanti, vi chiedo un bel like al video, mi raccomando, iscrivetevi, belli siete, e ci vediamo più tardi. Ciao!